fanno con i codici che dà la scuola, con il canale che è il nuovo lessico familiare. Quindi queste realtà, quartiere, famiglia, scuola, creano un'identità forte, fortissima, che i ragazzi non abbandonano, ma non si sentono propria. E prospettano esperienze future, ma anche immaginarie, attraverso le quali il quartiere e la famiglia vengono recuperati, sanificati, grazie al loro studio, grazie alla loro volontà. E la scuola in tutto questo fa un po' e poi il background di questa esperienza, perché loro immaginano carriere e professioni alle quali potranno arrivare solo attraverso la scuola, lo studio, l'impegno, mai negando però le loro origini e soprattutto gli insegnamenti della loro famiglia. È molto divertente vedere come si, diciamo, articolano i sogni dei ragazzi, che poi sono stati raccolti in tre grandi capitoli. Uno, da grande vorrei fare. Due, un mondo migliore. Terzo, il sogno per la mia famiglia. Io, più che parlare personalmente, darei la parola ai ragazzi, che sono stati veramente dei bravissimi, come dire, elaboratori di questa realtà, di queste idee, e diciamo con un sorriso magari è carino vedere anche come la scuola si integra nelle loro prospettive future, nei loro sogni professionali alti, elevati o di tipo folcloristico, dove loro inseriscono il contesto in cui vivono, la scuola, appunto, i dirigenti, i collaboratori, gli insegnanti. Vi prego, lasciatemi leggere qualcosa. Mi chiamo Vincenzo, ho 13 anni, peso 64 kg, sono alto 1,59 cm. Oggi in particolare non gioco con una scuola calcio per problemi familiari ed economici, ma sono solo uno studente della scuola Virgilio 4 a Napoli, nel quartiere Scampia. Il mio sogno è essere il capitano di una squadra di calcio a 5, che abbia il preside Paolo Battimiglio come presidente, il professore Raffaele Conti allenatore, il professore Beninato vice allenatore, la professoressa Nardo fisioterapista di squadra, e poi elenca i nomi dei compagni, Ciro il Pitello, l'altro, Peppino, la Giudella, il Guardalinie, e infine le ragazze della classe della scuola con le cose. Ancora, mi chiamo Angela, frequento da 6 anni l'Istituto Virgilio 4. Il mio sogno è poter essere ricca per aiutare i bambini e il terzo mondo. Il mio hobby è suonare e vorrei suonare in una band musicale di 11 componenti. La chitarra la suona la professoressa Cortellessa. La professoressa Nardo e la mia prof suona le maracas. La professoressa Francesca insegna spagnolo e quindi il professore di tecnica che insegna il Giorgio Schill saranno i suonatori del flauto. Da molto lavoro vinciamo il trofeo e lo regaliamo al preside per ringraziarvi per tutto quello che fa per voi. Scuola a parte, vorrei dirvi anche delle piccole riflessioni che riguardano il futuro dei ragazzi e come la scuola riesce a veicolare le loro esperienze familiari e quelle future per effettivamente per un futuro migliore per se stessi, le loro famiglie e per il quartiere. Mi chiamo Antonio, ho 11 anni. Adesso vi racconterò del mio sogno di essere un famoso attore. Mi piace il testo perché sarei famoso in tutto il mondo e conoscerei anche i più famosi che esistono, però perché questo sogno diventa in realtà dovrei fare la scuola di teatro e per diventare famoso come dico dovrei essere proprio bravo. C'è anche un altro sogno, cioè quello di diventare un avvocato. Mi piacerebbe diventare un avvocato perché si ha a che fare con la legge, però perché questo avvenga devo prima prendere la parte della legge e per fare questo devo studiare moltissimo. Poi vi do un consiglio: senza un'istruzione non si può fare niente. Detto questo, questo come tantissimi altri sogni, professioni elevate, questi rappresentano insomma dei risultati a cui la scuola tende, dove a volte in un quartiere degradato non immaginiamo che esistano queste realtà e dove esistano anche, diciamo, dei forti sentimenti nei confronti delle famiglie. Per esempio, un sogno che riguarda il futuro personale della città.
Nel mio quartiere ci sono persone incivili che non rispettano niente e nessuno, e altre persone civili che rispettano tutto e tutti. Spero tanto che il mio quartiere possa cambiare. I miei genitori mi hanno insegnato che nella vita devi essere educato e avere rispetto. Secondo me è proprio questo che manca, essere sempre educati e avere rispetto. Rispetto per la natura, rispetto per la mente e per il prossimo. Così vivremo tutti molto meglio. Il mio sogno è che ci sia pace nel mondo, perché c'è tanta violenza e ingiustizia. È un'altra cosa che vorrei fare, è avere un istituto e portare il mito delle prostitute per fargli capire che c'è un'altra forma di vita. Vorrei chiudere tra tantissimi sogni bellissimi, per cui vi invito, diciamo, a leggere questo testo. Un sogno piccolissimo che riguarda il quartiere e che riguarda un po' tutti noi di questo quartiere, ci vediamo, con i ragazzi che abbiamo contatto continuo, quotidiano. Martina, 10 anni. Salve a tutti, mi chiamo Martina, ho 10 anni e qua scambia. Sono una ragazzina dolce, vivace e come molti miei coetanei, sognatrice con la testa tra le nuvole, lì spassa un po' comunque tra i miei pensieri. Il mio sogno è svegliarmi la mattina e non vedere più quelle case in cui è inumano poterci vivere, le vie. Al loro posto vorrei trovare un parco giochi per far divertire anche i più piccoli, con mille giochi, sport e attività varie all'aria aperta. Mi è stato chiesto di raccontarvi il mio sogno, perché limitarsi a sognare se questo sogno può diventare realtà? E con questo chiudo. Thank you.